La sua architettura, Pietro Barucci, innanzitutto la ringrazio per aver accettato il nostro invito, è veramente un grande piacere incontrarla. Piacere mio. Andando a ritroso, quindi partendo dalla fine, un passetto indietro, lei nel 2014 ha scritto con Aracne quel fatale decennio, un libro personale legato a una sua esperienza personale in un determinato momento storico, quindi importante per lei, ma anche importante a livello veramente di storia. Certo, certo. Quindi che cosa l'ha spinta a scrivere questo libro e a voler, che cosa ha voluto comunicare con questo libro? Anche qui c'è una storia dietro. E io ne ho parlato anche di questo nella presentazione. Ho fatto una vacanza con due amici, due intellettuali, uno è il giornalista Giuseppe Bullare, l'altro è Bessio De Lucia, che è un urbanista noto. E siamo tre amici e siamo andati una settimana in vacanza in Francia, in Provenza. Come capita in questi casi, in quelle circostanze uno parla di tante cose, parla proprio delle proprie storie. E io ho raccontato tante cose che mi erano successe in quel determinato periodo. E loro si sono guardati e mi hanno detto, ma tu queste cose le devi scrivere, cioè, perché sono cose di importanza storica. E allora io ho cominciato a pensare su questo. E meditando sulle mie storie ho anche deciso che tutto quello che era successo in quel decennio ha profondamente condizionato il resto della mia vita. Le mie origini sono tutte racchiuse in quei 10 anni, in cui è successo tutto. La scelta della facoltà di architettura, la laurea, la guerra, il servizio militare in marina, e la laurea con la lode, la contestuale nomina assistente della cattedra di composizione architettonica, il matrimonio, le figlie, le prime esperienze di lavoro, i primi insuccessi, le prime disavventure. In quei 10 anni lì è successo tutto, tutto quello che era necessario a definire e determinare il mio destino. Per quanto riguarda la sua attività professionale, che è stata molto ricca e molto intensa, sì, varia. E, i suoi lavori si sono incrociati, quindi la sua professionalità si è incrociata con tanti progetti urbanistici ed edilizi legati all'edilizia residenziale pubblica a Roma, quindi nei progetti di grandi quartieri. Sì, ma no, non solo, ma però. Non solo io Roma. Sono noto soprattutto per questo. In realtà ho fatto anche delle altre cose, insomma. Quindi la sua attività anche a Napoli, no? Ci dicevamo sì, prima. Sì. Vabbè, però Napoli è una estensione dei lavori a Roma. Uh-huh. Diciamo che il filone è quello. Io sono stato precettato per andare a lavorare a Napoli. Uh-huh. Perché ho fatto questi quartieri a Roma? Ma secondo lei sono quartieri a livello sociale ritenuti molto complicati? Sicuramente in una fase progettuale lei non li aveva pensati così. A distanza di 40 anni dalla realizzazione soprattutto di quelli di Roma, o in realtà poi con tutti, qual è stato il tassello mancante che non ha permesso ai suoi progetti di realizzarsi a 360 gradi? Ogni cosa ha una sua storia. Ci sono delle condizioni a priori, ossia anche amare, che bisogna però prendere in considerazione. Chi fa questo lavoro in ambito pubblico deve tenere conto della realtà del paese, della realtà socio-politico-economica del paese, insomma, che è tale da determinare fin dall'inizio dell'incarico e poi tutto il prosieguo del lavoro tutte le condizioni perché le cose vadano a finire male. E la responsabilità secondo lei di chi è? Purtroppo questo è così. Nel caso del Laurentino, per esempio,
La chiave per rispondere alla sua domanda è questa, che è scoppiata una irriducibile rivalità fra due corpi separati della pubblica amministrazione, che sono il Comune di Roma e l'Istituto Autonomo delle Case Popolari, che da un certo punto in poi hanno cominciato a litigare, a opporsi, a farsi rispetti per seguire delle tematiche legate alla propria natura, alle proprie finalità, alla propria storia, e ignorando invece l'interesse collettivo. Se uno riesce a dimenticare per un momento il quartiere come è diventato, ma guarda solamente il progetto, sia l'intenzione che c'era, beh, secondo me erano tutte cose valide. C'è un progetto dei tanti ai quali ha lavorato, nel quale lei si è impegnato particolarmente e che invece secondo lei è stato poco capito, poco apprezzato dal grande pubblico? Vediamo. Ah, ma qui non c'è. C'è soltanto, è una casa in campagna che ho fatto per una mia amica, che poi è la dottoressa Horus, che è un'astrologa molto, molto nota. Siamo amici da tanti anni. E io ho fatto questa casa in campagna. Questo è il cancello d'ingresso. Che si trova questa casa? A Sacrofano. A Sacrofano. A Sacrofano. Ecco, quel progetto lì, che forse è meglio documentato qua, è proprio quello che lei chiede, ossia la cosa alla quale io mi sono impegnato di più, perché l'ho fatto come fuga da tanti anni di lavoro nella pubblica, nella edilizia residenziale pubblica, dopo cantieri sterminati, dopo le esperienze di tecnologie sperimentate, importate. Io ho fatto l'edilizia a tunnel, l'ho lanciata io a Roma, il laureatino ho fatto tutto quanto con i tunnel, per dire. Quindi diciamo è passato dalla grande scala a una piccolissima scala, diciamo così. E mi sono ritrovato. Secondo lei un architetto, anche se razionalmente decide di smettere di fare l'architetto, riesce in questo? Oppure è una professione che entra nel sangue e in realtà non esce più, cioè non si smette ma mai? Ma è una professione molto molto difficile, molto difficile, soprattutto in Italia poi. C'è poco da fare, non per niente è proprio finita, non esiste più. Io non conosco nessun altro che dopo di me abbia avuto la mia esperienza, il mio modo di vivere, di operare, insomma. Vede, questa qui è un'architettura tipo rinascimentale, questa è la pianta della villa, che raccolta intorno a una corte, in cui c'è l'abitazione della mia amica, l'astrologa, che abita qui, dove c'è un suo piccolo studio, il bagno, il letto e poi una sala dove riceve i clienti, gli ospiti, eccetera. Poi c'è una parte di ospiti destinata a noi e una parte comune che sarebbe questa qui, con un grande soggiorno, una cucina, eccetera. Tutto si affaccia su questa corte. Ma c'è un'intenzione di tipo neo-rinascimentale, di corrispondenza di assi, eccetera, eccetera, molto bloccata, molto controllata, che mi ha affascinato e nella quale mi sono impegnato molto. Per esempio, vede questo piccolo dettaglio, questo cancello di ingresso, questo qui, è una cosa che racchiude
molte delle mie sensazioni, dei miei ideali di quel periodo, insomma. Che in realtà rispetto a una grande, a una simmetria dell'abitazione, il cancello sembra invece completamente dissociato dalla, dalla simmetria, dalla geometria schematica della, dell'abitazione. Beh, insomma, bisogna... Sì. Ecco, allora, io a questo ci tengo molto, ci tengo molto. Perché forse avrei dovuto seguire di più il mio... Il fatto che io sono stato ricercato molto, ho avuto sempre degli incarichi. Io non ho mai avuto bisogno di cercare lavoro, perché sono stato sempre richiesto. E quindi in realtà si è trovato... Come quando è nato il Laurentino, per esempio. Era stato formato un gruppo lottizzato, perché c'erano quelli nominati dalla Democrazia Cristiana, dal Partito Socialista, eccetera. Dopodiché bisognava trovare un capo gruppo. E hanno pensato a me. E mi hanno messo lì, collocato lì, per dirigere questo gruppo di colleghi e per fare questo benedetto quartiere, Laurentino. Poi Torbella Monaco è un altro episodio della storia dell'edilizia pubblica a Roma, che si lega a Petroselli, al sindaco Petroselli, il quale si è opposto ai grandi quartieri fatti dalle case popolari nei primi anni 70, che sono poi Laurentino, Corviale e Vigna Nuova, legati anche all'esperienza europea, legati a tutto un nuovo corso che è stato presente nella cultura europea in quegli anni. E invece Piroselli ha puntato su una soluzione romanista, ossia sulle forze locali, sui costruttori locali, su tutto un altro ordine di cose, insomma. E anche lì sono venuto lì a cercare me. Un'altra faticata di quelle. Poi perché io ho fatto una villa in stile pompeiano? Certo. Per fuggire un po', per redimermi, per... non so come dire, insomma, trovare un'alternativa per mettersi in gioco a questi anni di edilizia pubblica, che sono stati anni di un enorme impegno, e che mi hanno consumato un po'. E che cosa ne pensa lei di questi progetti? Perché in realtà attualmente, diciamo, si parla sia del progetto di buttare giù Torbella Monaca e quindi ricreare questo quartiere come se il problema fosse legato all'edilizia. Ma è una sciocchezza. Non che la demolizione non sia possibile, ma fatta così come l'ha concepita Alemanno, invece no, è una scemenza proprio. Allora prendiamo atto del fatto che però il progetto a cui è più legato a questo punto è la casa Sacrofano. Va bene, ok. Allora io la ringrazio tanto per essere stato qui con me adesso in questo momento, le auguro un in bocca al lupo per tutto e spero di rivederla presto. Grazie.